Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Alone in the Dark, The New Nightmare. L'ultimo episodio è stato un po' una tragedia, è stato un po' uno shit fest, come si suol dire, dove è andato tutto storto tra bug, muri invisibili, luci che veramente creavano effetti disastrosi per il nostro gameplay, proiettili che sorpassavano i nemici, invulnerability frame che ci devastavano la partita, insomma di tutto. È successo di tutto nello scorso episodio, ma soprattutto è successo di tutto negativo nello scorso episodio. Speriamo che adesso le cose vadano meglio, perché qui abbiamo preso una strada molto 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 tortuosa e molto pericolosa. Quindi la porta è chiusa, ma io fossi in te userei questa bellissima e grossissima chiave, voilà, con cui possiamo uscire. Olè, chiamiamo Aline, sentiamo che fa lei. Aline, dove sei? Devo assolutamente tornare a Forte a parlare con Obed Morton. A te come va? Mi trovo fuori dalla villa. So che c'è una sorta di laboratorio sotterraneo. Sono convinto che Alan si trovi lì dentro. Non posso esserti di grande aiuto. Proverò ad aprire il cancello sul ponte che conduce all'altro lato dell'isola. Chiamami quando ci sei. Ok. Ok, vediamo di ricordarci di chiamare Aline quando ci siamo. Queste cose, alla fine, come vi dicevo, sono importanti, no? Chiamare ai momenti giusti Aline con l'apposito tasto. Stai a vedere che questa chiave qui è per questo cancello. Ma lol. Ok. Oddio, c'è ancora quello schifo. Non abbiamo proiettili della pistola, quindi lo ignoreremo. Via, 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 via. Ce ne abbiamo uno a destra, passiamo da sinistra, ne spawnano altri. Oh my god. Oh, davanti alla faccia pure. Via, 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 via. Vai, pure gli zombie. Passiamo di qua, dobbiamo fare una curvona adesso di qua. Qui chicane. Ok. È inutile. No, ho sbagliato strada. No, 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 ok, è tutto giusto. È inutile sparargli a questi, veramente sono proiettili sprecati, non ci passeremo mai più di qua. Quindi che stiano pure lì a passeggiare. Sì, ne arrivano un botto, Carnby, io fossi in te mi muoverei. Andiamo, Carnby! Non posso muovermi. Che è successo? Ah, il filmatino ancora. No, niente, me li impila tutti così devo sparare per forza. Va che roba. Oh, non posso muovermi. Adesso posso muovermi. Ma che maiale. Prenderemo un paio di morsi, ma secondo me conviene. Anche tu dammi un morso. Dimmi che ho... Ok, perfetto. Ancora. Via, 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 via. Quella è stata una bastardata, che Carnby sta lì fermo a guardarli arrivare in modo che riempissero la strettoia dell'arco di pietra e noi non potessimo passare, proprio che malignata. Allora, diamo un occhio a staggeggio. Sarebbe luna sinistra, luna destra, stella sole. Ok. Sì. Luna sinistra, luna destra, stella sole. Ok. Via. The fuck? Era dall'altro lato questo, non si vedeva. Questo palesemente gli hanno sparato in testa con qualcosa di grosso questo. Tre kit del pronto soccorso, una cartuccia di gas, quella sarà per il fucile al plasma. Questo stava scappando e gli hanno sparato. Sì, sì, gli hanno sparato in testa con uno shotgun o un calibro veramente, veramente grosso. Come si è messi a vita? Ma penso che possiamo anche utilizzarlo un... Ok. No, no, accendi sta torcia. Carnby, mi trovo al forte. Qui c'è una sorta di planetario. È incredibile, i Morton si interessavano veramente a tutto. Sì, con un obiettivo in mente. Lo ha costruito Jeremy Morton. Ha qualcosa a che fare con il rituale indiano. Qui c'è qualcosa che assomiglia a un pannello di controllo. Prova a raggiungerlo. Aline, devo ammettere che ti stai comportando incredibilmente bene. Visto? Brava la nostra Aline. Brava, brava. Oddio, piccolettini, non me li ricordavo proprio, sapete.
Medaglione, prendi il medaglione! Oh, non lo prende, eh? Madonna, ragazzi. Guarda, lo lascio lì. Oh, la testa del tipo? Ah, quindi non era. L'avevano decapitato, la testa è arrivata fino a qui. Ok. Questo sembra il posto della registrazione dell'incantesimo. Queste stele sembrano posizionate lungo i punti cardinali. Se solo potessi scoprire esattamente dove mi trovo, sono certo che Alin mi potrebbe aiutare. Sono in grado di trovare la stele a nord, est o ovest. Riuscirò a orientarmi. Beh, direi che questa grossa gigante è quella nord, no? Questa dovrebbe essere nord, già nel nord. Questa deve essere la stele nord. Beh, non è detto, in realtà. Questa deve essere la stele... Ok. Mancherebbe la stele sud? Vedete, mi dà solamente nord, est, ovest. Quindi questa è nord. Dai, allora, questa è nord. Questa è nord. Alin? Sì? Ho raggiunto il cerchio di pietre. Sono stele degli Abkanis. Il posto è questo. Sono certo che è qui che devo eseguire il rituale. L'unica cosa che mi manca è la direzione. Permettimi di aiutarti. Vai alla stele a nord e chiamami se ci trovi sopra una qualche incisione. Beh, questa, no? Mi trovo presso la stele a nord e vedo un'incisione, un solo segno. Ok, proprio ciò che mi serviva. Potresti essere più chiara? Prima devo esserne certa. Vai verso la stele di sud-est e richiamami. Di sud-est, quindi se questo è il nord, sud-est è questa. Qui che segni ci vedete, Carnby? Scusa. Alin, su questa stele non ci sono segni. Ok. Ok. Stele a ovest. Stele a ovest è questa. Qui ce ne sono tre. Ma dobbiamo andare avanti ancora per molto. Vuoi provare il tuo rituale oppure no? Sono qui per questo. Stele a ovest, tre segni. Bene. Lascia che ti spieghi. Penso che ognuno dei segni corrisponda a un numero. Sono di fronte al pannello di controllo. La mia idea è di vedere cosa succede inserendo i numeri nel planetario. Dovrei ottenere una direzione. Ehi, mi fido di te. Quindi vai alla stele a sud-ovest. Ok. Sud-ovest, questa. Un segno. Stele a sud-ovest, un segno. Quasi ci siamo. Stele a est. Questa. Due segni. Sono vicino alla stele a est. Due segni. Inizio a non trovarlo più divertente. Fai un po' di moto, ci siamo quasi. Stele a nord-est. Ok. Niente segni. Nulla sulla stele a nord-est. Ok. E adesso di nuovo alla stele a sud-est. Cosa? Spero che tu non mi stia prendendo in giro. No, se non vuoi più aiutarmi. Ok, non fare la permalosa adesso. Stele a sud-est. Niente, naturalmente. Resisti, Carnby. Ancora la stele a sud-ovest e ho finito. Stele a sud-ovest, un segno. Ok, come promesso ho finito. Carnby, non mi crederai mai. Ma lo sai che credo a tutto ciò che dici. Se non ho fatto errori, quel cerchio di pietre ci ha appena dato la data di oggi. Oh, ciò significa... Che stanotte è la notte in cui la porta... Verrà aperta. Carnby, non mi sento molto bene. Non è ancora il momento di mollare. Ho bisogno della direzione. Aspetta, sto inserendo la data nel pannello di controllo. È incredibile. Ok, i pianeti si stanno allineando. In che direzione puntano? Beh, verso est, credo. Sì, sì, è così. Verso est. Grazie. Carnby, non pensi che abbiamo perso il controllo? Non ne ho idea. Tutto ciò che so è che voglio uscirne vivo. E hai la mia parola che ce la faremo. Mi piacerebbe poterti credere. Abbiamo fatto questa buffonata.
Ok, boh, abbiamo fatto questa roba e niente, abbiamo scoperto qualcosa, cioè abbiamo scoperto che, ma non c'era qualcosa da fare con questa, con la testa di sto tizio, sto medaglione, ragazzi, guarda che roba, lo vedete anche voi qui, è qui, ma ve lo illumino anche, guarda, brilla pure, non me lo fa prendere, non me lo fa prendere, e non sto sprintando questa volta, ma mi fermo anche, disastrato proprio, non che abbia bisogno di medaglioni, però. Oh, è crollato il ponte! Non l'abbiamo neanche sentito crollare. Pensa a te che roba. Pensa a te che roba. Andiamo, andiamo. Oh no, i dinosaurini. Via, 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 via. Questo cos'è? Oddio, questa è la mamma! Non me la ricordavo proprio questa. Sono di nuovo al livello del mare. Oh mamma mia, ma sembra tipo quei mostri di Abe Odyssey, quelli che stanno nel deserto. Qua su non vieni, eh? Ma ha fatto male? Oh, ma ha fatto malissimo! Con cosa gli spariamo a questo? Ma io penso che il fucile vada bene, eh? Ma forse non è stata un'idea geniale usare il fucile. Forse non è stata un'idea geniale. Dovevo usare qualcos'altro. O il plasma. Oppure lanciagranate col fatto che stava a terra. Allora, da qui si sale. Ma di qua si prosegue. Ci sarà un altro di quegli schifi lì. Anche da qui si sale. Oh, palude con gli zombie. Guardali, guardali, che si rialzano da terra. Ok, e se io invece me ne vado dall'altra parte? Adesso dobbiamo farci un quadro del luogo, perché... Zonano. Cos'è? Scoppiata la gomma di una bicicletta. No, sali. Oh, che bello! Scatola di razzi. Una casa. Un coso di teschi qui. Con un buchetto nel mezzo. Io ricordo. Adesso ricordo una cosa. Anche qua ci sono. Qua c'è proprio uno scheletrino appeso, tipo. Col crocifisso, tipo. L'hanno attaccato nella pietra, al muro. Ma cos'è che scoppietta qui? Senti qui, tum, tin, tum. C'è qualcuno che ci spara con una pistola a pallini, tipo quelle del soft air. Ah, qui tiriamo dritto, belli veloci. Ma non c'erano più i zombie qui davanti, quindi l'aria si è effettivamente resettata. Non so se in questo posto ci sono altre cose da prendere. Ci sono più strade, però. Potrei andare di qua e c'è l'aereo. Oh, l'aereo precipitato. Tu rimani lì, non ci dai noia. Qui abbiamo un bel po' di spazio per... Sto spammando X per vedere se ci sono robe, eh. Vuoi salire? Sì, assolutamente. Andiamo a controllare. Eccola! Hai preso una tenaglia? No, non dicevo eccola questo, ma dicevo questo. Hai preso una lente blu. Ho già visto questo tipo di lenti. La luce blu viene utilizzata per individuare vecchie tracce di sangue secco. Qui Johnson, rispondi. Qui Johnson. Qui Johnson, rispondi. November 09, rispondete. Sta succedendo? Quante volte? Un'altra scatola di... No, un amuleto di salvataggio. Io voglio la scatola di razzi. Ok. Ma anche questa è una scatola di razzi.
No, tre kit di pronto soccorso. Ok, un bel po' di roba qua, eh. Ehi! Dove sono? Smettila di agitarti. Lascia che provi a tirarti fuori di qui. Le mie gambe. La radio è rotta. Andrà tutto bene. Si aggiusterà tutto quanto. Ma l'aereo sta affondando. Ti sto dicendo che tutto andrà bene. Non voglio morire. Ehi, lasciami. Non lasciarmi qui. No, ti prego. Ho detto di lasciarmi. Va. Non ce la farò mai. Sì che ce la farò. Ti ho detto che non ce la farò. Promettimi soltanto una cosa. Dici. Quando vedi Johnson, digli qualcosa da parte mia. Vai. Digli che la sua copertura è saltata. Minchia, ma spariamogli un colpo in testa. Ma spariamogli un colpo. No, eh. Vabbè, niente. Andiamo via, va, che sennò ci rimaniamo anche noi qui sotto. Oddio, oddio. Ma guardate che disonesto proprio, sto gioco, che disonesto. Comunque, insomma, stendendo un velo pietoso per, come al solito, la recitazione, il doppiaggio, lì quelle robe, devo dire che la copertura di Johnson è saltata. A parte che noi non sappiamo chi è Johnson, però... Quello che vi dicevo prima è questa lente blu, no? Se noi la combiniamo con la nostra torcia... Non avete idea da ragazzino quanto tempo ci ho messo per capire questa roba. Scopriamo questo, che qui, insomma, di sangue... Ce n'è come di sangue. E quel posto con il teschietto, con i teschietti, insomma, qua sopra, sembra interessante. Non ricordo cosa c'era, ma mi ha subito fatto ricordare sta storia del sangue. Un forcone, anzi, un tridente. Qui è stato disegnato un tridente. Non ho idea per cosa dovrebbe servirci il tridente, ma per qualcosa ci servirà. Qui c'è, sono i mostri che fanno i popcorn. Ok, penso che possiamo proseguire. Indietro non credo ci sia altro. Vediamo di evitarli. Strada sbagliata. Ok, altre tracce di sangue. Oh! Che disonesti. Qui c'è un oggettino. Se ti sarebbe... Eccolo qua, era. Un medaglione di salvataggio. Ah sì, ok, questo lo posso prendere. Tracce di sangue che continuano... Questo è vero, però. Santo cielo. Beh, due colpi è andato, va che roba. Abbiamo decisamente fatto male ad utilizzare il fucile con il primo. Ma non ricordavo quanto fossero duri questi mostri. Allora, tracce di sangue salgono su. Dritto dovremmo andare alla chiesetta, no? Ok. E qui c'è un lucchetto. La porta è chiusa con una catena. Arrivano trasparenti sti aggeggi. Ah, cuccia. È chiusa con un... Ah, ho le tenaglie. Ho le tenaglie che ho prese nell'aereo. Oggetti. Voilà. Qui dentro abbiamo un medikit qui. Là c'è roba da... questi ci piacciono tantissimo.
Qui invece non c'è nulla. Mi aspettavo di trovare un bel po' di sangue qua dentro. Che questa, se vi ricordate, era la chiesetta dove si vociferava, a mo' di leggenda metropolitana, che qui venissero fatti sacrifici umani. Comunque, delle robe abbastanza inquietanti. E difatti c'è del sangue per terra, però sembra più fresco. Oh, bada lì. Un pentacolo rovesciato. Ok, quindi quanti simboli saranno? Pentacolo, tridente, ne manca uno, che dobbiamo ancora scoprire. Almeno uno ne manca. Io ho detto uno perché ad intuito direi che sono tre. Perché se non sbaglio ho visto, esatto, vedete, tracce di sangue. Ne è spawnato un altro di quei cosi. Ah, eccola là, una croce celtica all'ingiù anche questa. Qui dove si va? Questo cancello è chiuso e noi non abbiamo chiavi. Non abbiamo chiavi. Sì, Gigiola, sì. Questa era sempre Margot che vi saluta mentre mi sale sulle gambe e noi proseguiamo. Quindi, è stato semplice, devo dire. Il mostro lo lasciamo lì dov'è. Questa, questa e questa. Io mi ricordo davvero quando ero ragazzino che giocai per la prima volta ad Alone in the Dark, questa fase qui del sangue, insomma tutto appiccicato con questa roba, ma ci ho messo una vita a capirlo. Pulsar fotoelettrico con un acceleratore giallo. Dividi, non ci serve più. Se non ricordo male, non ci serve più. Però adesso utilizzo un medikit e salvo, perché non si sa mai. Non si sa mai qua la faccenda. E che è successo? Che si è spostato il tavolo. Ah, si è spostato l'altare e ci sono delle scale qui. Se riesco a beccarle, perché guardate, non è veramente facile fare queste cose. Perfetto. Siamo sotto la chiesetta misteriosa. Questa è una porta tipo quella delle banche, mi sa. M, che cos'è, il simbolo dei Morton? Ai ai ai, mi serve qualcosa per far scorrere sti aggeggi. Dove lo troviamo? Un sigillo, qualcosa? Noi non abbiamo, no? Oh, aspetta un po', qui? Esamina, magari ce lo posso premere. Proviamo un attimo. No. Dargli fuoco ovviamente non ha senso. Ci serve di trovare un anello. Dove lo troviamo un anello o simile? Oh, riuscirò a uscire di qui? Proviamo Aline. Aline? No, quando usa questo tono... Aline! Da qualche parte ci deve essere un anello. E mi sa tanto che dobbiamo tornare indietro, perché sto coso non è mica messo qui a caso, sai. Però abbiamo un bel po' di spazio per evitarlo, quindi... No, 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 oddio, tutti davanti. O qui in questa palude c'è qualcosa, tipo un'altra strada, una cassa, un... No, non c'è niente. Questa palude è fatta tipo... giusto per dare fastidio e dare un po' una sensazione labirintica, ma... non c'è assolutamente niente. Quindi, pensiamo. Ancora! Ah, what? Ok, devo tornare indietro. Vedete quanti trigger che si sono attivati?
Devo tornare indietro perché in qualche modo indietro abbiamo lasciato un oggettino, una chiave, un anello, un qualcosa. Che lì sembra molto sigillo da anello, però noi non abbiamo niente da utilizzare qua. Ah, è proprio scomparso l'aggeggio da mettere sulla torcia, quindi vuol dire non ci serve più. Ma questo è rimasto e la foto pure è rimasta. Non le capisco io queste cose nei videogiochi, però così è. Vorrei evitarli, sinceramente, quegli aggeggi, ma non credo di riuscirci, quindi mi sa che... Ah. Quei piccoletti sono inutili. Cioè non causano alcun problema, basta correre. Un altro medaglione che ce lo prendiamo, non so come non l'avevo visto prima. La musica, oh, ma poi, ma che è qui? Ah, già, qui ci sono i marchi, qua il destino, non c'è nulla da fare qui. Dove diamine lo trovavo quel sigillo sigilloso? Vuoi eseguire il rito magico? Eh sì, eh? Seleziona le parole da pronunciare. Perché scusa prima non me la diceva sta cosa? Abbandona, io mica me lo ricordo il rito magico. Allora, questa musichetta. Niente male. Allora. Questo era. Oculai Haiborarnis Korn. Il cerchio di pietre nella brughiera mi ha sempre Ok, basta, affascinato. basta. Quando ne chiedevo la spiegazione a Edenshaw, le sue risposte erano sempre vaghe. Ora penso che sia una sorta di calendario dei rituali usato per determinare alcuni eventi astronomici. Ho cominciato a costruire un planetario che verrà utilizzato assieme al cerchio di pietre. Tutto ciò sembra connesso alla porta, alla sua apertura e al rituale delle sette statuette. Edenshaw ne fu Non la molto posso colpito. interrompere, cioè, Sembra che non li perdonatemi, immaginasse collegati. Perciò l'ho convinto a celebrare il rituale dei suoi antenati. ma dimmi te. Conosco la sua debolezza e come utilizzarla. Voleva convincermi dei suoi poteri di stregone. Agiva anche per orgoglio. L'ho registrato mentre pronunciava le sacre parole della sua tribù. Era in piedi di fronte a una stele. E la direzione nella quale pronunciava l'incantesimo sembrava una parte importante del rituale. Ma nulla accadde. Non è ancora giunto il momento, mi disse, Ok, posso chiudere? Grazie. Allora, la direzione sembrava importante, ma il rituale me lo fa fare solo in quella direzione là. Quindi, ok, quella è la direzione giusta, verso est. Sì. Ogulai. Aipor. Aipor. Arnis. Arnis. Corna. Corna. Ogulai. Aipor. Arnis. Un Corna. rave! Fallo ancora, fallo ancora. Senti che roba. Quello lì. Ogulai. Aipor. Arnis. Corna. Ci stava proprio qua. Hai preso una stele di pietra. Una statuetta Abkhanis raffigurante un toro. E null'altro. E null'altro. Ora, cos'è sta roba? O questo possiamo utilizzare lì dai morto. Una grande stele di pietra di 25 cm di diametro riporta un simbolo Abkhanis in basso rilievo. No, è troppo grossa. È troppo grossa, quindi questa no. E ci manca qualcosa di importante qui, eh. Madonna, sta musica, vi giuro. Oh, è finita, meno male. Stavo diventando idiota, porca miseria.
Eh no, non si può attraversare il ponte, quindi indietro non si torna. E questo è positivo, vuol dire che non abbiamo lasciato nulla indietro. Quindi è qualcosa che continua a stupirmi il fatto che non posso prendere sto medaglione. Cioè, è veramente problematica la cosa. Non abbiamo lasciato niente indietro. Oh, attenzione. Aline, sono Carby. Allora, grande stregone, cosa mi dici del rituale? Riderai meno quando ti avrò detto che ho recuperato una statuetta e una specie di disco di pietra. Un disco largo circa 25 centimetri. Esatto. Ne ho bisogno. Dobbiamo assolutamente incontrarci subito. Ok, mi dirigerò verso il forte. Tu vieni verso di me. D'accordo. Oh, Madonna, ne ha bisogno. Andiamo, adesso dobbiamo capire come raggiungere Alin. Stai a vedere che quello. Guarda queste mezze seghe. Stai a vedere che quello che effettivamente. No, di nuovo, basta. Che quello che effettivamente ci mancava era di fare il rituale lì. Allora, qui non c'è mica nulla, no? Questa fa cagare. Questa fa cagare la traccia, veramente. Io me lo immagino tipo il tizio che l'ha fatta che pigiava sui tastini della tastierina, tipo come i ragazzini, no? Quando ero piccolino mi regalarono tipo un terzo elementare, mi regalarono una di quelle tastierine, le pianoline classiche. E facevo così, eh? Cioè, questa qua l'ho fatta io quando ero ero lì infoiatissimo e convintissimo di star facendo tipo la nuova sinfonia di Beethoven, proprio gasatissimo. Senti che spettacolo, invece una merda. Tipo. E questa può darsi che tipo il tizio l'ha fatta fare. Guarda come l'ho giuccati questi. L'ha fatta fare tipo al figlio, no? Al figlio piccolino, ha detto ascolta. Diciamo, che disonestà profonda, radicata nell'animo di questi uomini. Balla. Ora mi tengo in mano sto attrezzo perché tanto è un continuo, voglio dire. Ah, al cancelletto, perché il forte è di qua. Eccola. Pure. Ti avviso, non esiterò a sparare. Carby, mi hai spaventata a morte, ti stavo per sparare. Sento un certo rimpianto. Smettila di scherzare. Hai il disco di pietra di cui mi hai parlato? E tu cosa mi dai in cambio? Vedo che sei furbo, Carby. Tieni, ho trovato questo. Ma non ho idea a cosa possa servire. Mi dice qualcosa. A che punto sei? Ho recuperato le tavole e ho due statuette. Tu cosa mi dici? Mi manca ancora qualcosa. Sembra quasi che tu ci stia prendendo gusto. Torna alla realtà. Voglio semplicemente andarmene da qui. E ora? Ora devo tornare al forte. Buona fortuna. Anche a te, Carby. Vediamo cosa ci ha dato Alin. Ah, anello con sigillo. Ve l'ho detto, si vedeva proprio bene che quello era un sigillo. Diamogli un occhio bene. Eh sì, c'è proprio il sigillo dei morti. No, esamina. Sì, perfetto. Questo vuol dire che adesso possiamo passare sotto la chiesetta satanicissima. Con il pentacolo all'ingiù. Andiamo, andiamo. Che voi vi renderete conto, no? Se siete persone sveglie, la prima cosa che vi dovrebbe essere balenata in mente è: ma che cazzo c'entra il pentacolo rovesciato in tutta questa storia? Nulla. La risposta è nulla. Non c'entra un emerito. È proprio un simbolo buttato lì a casissimo. A casissimo. Semplicemente perché fa paura. Perché è satanico. Il pentacolo all'ingiù. Satana, il diavolo. Cioè, capite? È una roba che è proprio pacchianissima. Questa roba è pacchianissima. Anzi, più che pacchiana, io proprio la definirei proprio americana. È proprio americana allo stato puro. È una cosa pazzesca. Pazzesca. Perché davvero qui si vede la differenza nella cura. Perché, come si suol dire, sono i dettagli, no? Che fanno il capolavoro. Qui si vede proprio la differenza nella cura, nei dettagli tra
un, dato che abbiamo già fatto per esempio il paragone di game, per il gameplay tra Alone in the Dark e Resident Evil, e abbiamo paragonato il gameplay, paragoniamo a questo punto la, tra virgolettone, gigantesche lore e la cura per i dettagli che ha Alone in the Dark con un Silent Hill. Sto usando come riferimento Silent Hill e Resident Evil per questi paragoni perché sono i due top, no? Nel mondo dei survival horror possiamo dire che Resident Evil è il top per quanto riguarda il gameplay e Silent Hill è il top per quanto riguarda tutta la simbologia, la lore, la storia, la narrazione in generale, perché mamma mia che spettacolo. Quelli sono innanzitutto, senza ombra di dubbio, i top supremi. E qui invece che cosa abbiamo? Abbiamo in entrambi i campi, quindi sia quello del gameplay, sia quello della simbologia, della metafora, una disarmante mediocrità banalissima. Questo lo possiamo dire tranquillamente, no? Quando c'è da dirlo va detto. È la verità, ragazzi, perché qui, erca miseria, ste scale magnetiche che ti succhiano come un aspirapolvere di sotto, qui, su sta porta, che adesso non lo vediamo più, invece di metterci un pentacolo a rovescio, ci potevano aver messo qualcosa di figo della cultura degli indiani d'America, capite che voglio dire? Perché uno dice, vabbè, ma è un simbolo giusto per aprire una porta, ok, sono pienamente d'accordo, ma il gioco parla della spiritualità nativa americana, ok? Utilizziamo un po' di simboli nativi americani, utilizziamolo un po' di questa cultura nativa americana, invece no. Perché vi ho detto che questa è proprio un'americanata? Perché c'è proprio americana al 100%? Perché? Perché gli americani sono così, gli fanno schifo i nativi americani. Non scherzo, cioè li disprezzano. Li disprezzano e loro fanno questa roba, un gioco a tema nativi americani. Mica perché vogliono diffondere la cultura dei nativi americani, mica perché è una cosa che gli interessa o ne sono attratti e quindi ne vogliono parlare in qualche modo. No, 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 no. Loro lo fanno semplicemente perché c'è chi ha paura dei nativi americani, quindi ci mettiamo di mezzo i nativi americani. Ma mica approfondiamo l'argomento con intelligenza e maturità. No, ci mettiamo un pentacolo rovesciato che non c'entra un cazzo di niente, così come una croce celtica. Lo posso rivedere sto pannello per vedere i simboli che ci sono? Mi sa di no, ragazzi, mi sa di no. Capite? C'è proprio tutte queste robe a cazzissimo che ti viene proprio da dire, ma io guarda, veramente, ve mozzerei le dita delle mani. Qui abbiamo un bellissimo diario di Roberto Cavalli, perché è bello serpentato, quindi Otò, sacrifici di vergini, con una mano da notare gli sta palpando una tetta, mica scemo il tipo, dice, prima che diventi fredda una palpatina io la do. Per invocare Garelan, il celebrante sceglierà una giovane vergine con capelli né troppo lunghi né troppo corti, con la pelle né troppo chiara né troppo scura, con vita né troppo larga né troppo stretta, ma la cui voce, quando urla, sia estremamente alta come quella di un falco. La terrà a digiuno dalla notte precedente l'invocazione, ma le imporrà di bere grandi quantità di acqua per assicurarsi che la carne resti secca. Eh? La terrà digiuno dalla notte precedente l'invocazione, ma le imporrà di bere grandi quantità di acqua per assicurarsi che la carne resti secca. Il contrario, casomai, che la carne non si secca. Vabbè. Si prenderà cura di rimuovere tutte le tracce di peluria, fatta eccezione per i capelli. Poi la condurrà nuda all'altare. Qui invocherà il nome degli dei dell'oscurità, come gli è stato insegnato. Quindi, dopo aver aperto il sentiero attraverso la manipolazione dei tre simboli sacri, decapiterà la Vergine con un solo colpo. Umbra Magna Est. Questo è i rituali di sacrificio umano che si sentiva, che si vociferava, che venivano fatti in questa chiesetta. Molto probabilmente nulla di tutto ciò è mai accaduto davvero, come di fatti accade nella realtà. Questa è una cosa che bisogna dargliene atto. Molte delle puttanate che sentite su rituali, su sacrifici umani, tante stronzate che si sentono dire, sono appunto delle vere e proprie stronzate, cioè cose che non sono mai esistite,
che praticamente vengono dette di bocca in bocca e si esagerano, no? È presente come quando si fa il gioco del telefono senza fili, quello che tu devi sussurrare una parola nell'orecchio di uno e poi lui la sussurra un altro, poi lui la sussurra un altro, poi lui la sussurra un altro. Quando si arriva alla fine della catena si fa il paragone per vedere se la parola che è arrivata a quello, all'ultimo della catena, è uguale a quello da cui è partita. E in genere, per esempio, parti con la parola biscotto e quando è finita la catena di sussurri arriva la parola cavalluccio marino, tipo, che non c'entra assolutamente niente. Sono queste cose, è un gioco molto simpatico, anche questo si faceva da piccoli, e rappresenta molto bene come nascono queste storie. Nel 90% dei casi, per non dire anche 95% dei casi, sono tutte cose che si autogonfiano, no? Sono tutte storie che si gonfiano di bocca in bocca. C'è il tizio, no, che magari la sera porta fuori il cane a pisciare, a fare la passeggiatina, e vede un tizio dietro un cespuglio che fa una roba strana. Lui non capisce cosa fa. Magari il tizio era lì, non lo so, ma va a capire, a raccogliere un fungo, tipo. E questo lo vede, non capisce cosa fa, si spaventa, torna a casa, lo dice alla moglie: ma lo sai che ho visto un tizio rannicchiato dietro un cespuglio vicino al parcheggio delle macchine? E che faceva? Boh, non lo so, una cosa incredibile. La moglie la mattina va al lavoro e dice alla collega: ma lo sai che ieri sera mio marito ha visto un tizio rannicchiato dietro un cespuglio che stava facendo una cosa losca, ma non ha capito cosa. Quella lì va a casa e al marito gli racconta: ma lo sai che il marito della mia collega ieri sera ha visto un tizio rannicchiato dietro un cespuglio che stava uccidendo qualcosa? Il marito tutto terrorizzato va poi lui al lavoro e racconta al suo collega: oh, ma lo sai che l'amica della mia moglie c'ha il marito che l'altra sera nel parco ha visto uno che faceva un rito satanico sacrificando un bambino a Satana dietro un cespuglio. Così succedono queste cose, davvero, cioè si esagerano in queste maniere di bocca in bocca, ogni persona aggiunge quel particolare che rende la storia sempre più assurda e sempre più impensabile, e va avanti così all'infinito. Veramente si arriva ad avere delle storie allucinanti grazie a questo passaparola di fatti errati. È veramente una cosa pazzesca e succede spessissimo, e probabilmente succede anche qui, cioè non mi sorprenderebbe se la stessa cosa succedesse anche qui. Ora direi che siamo a buon punto nella storia di gioco, perché non credo che manchi tantissimo alla fine, è abbastanza corto come survival horror e secondo me la metà del gioco l'abbiamo superata tranquillamente, e anche il nostro tempo per questo episodio. Quindi, onde evitare di sforare, noi ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio attiveremo con l'anello questo interruttore un po' strano e vedremo dove ci porta questa porta girevole, perché la porta ci porta non si sa dove ci porta. Alla prossima.